Questo è uno di quei video che in realtà non è che non volevo fare, però c'è da dire che è colpa di questo essere qua, lui. Io non ho fatto niente. In questo esatto momento ci troviamo a Istanbul, Turchia. Oggi noi abbiamo fatto il piano di street food, kebab, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo pensato, perché non mangiare qualcosa di diverso stasera? Siamo sopra in questo momento, Nusret, conoscete tutti Nusret, e vogliamo provare, come mi disse una volta Yakidale, che venne qui per fare un video dove ha mangiato la carne di Nusret e ha detto che si mangia uguale, identico, ma spenderemo un decimo. Ok, solo per la meme e solo per poter dire di averla pagata un decimo rispetto a quella che si paga a Dubai o New York. Quindi siamo qui per verificare se Nusret a Istanbul è una tappa che vale la pena fare per una cenetta diversa, dato che tutto il giorno stai a mangiare kebab più lo street food, magari a cena te mangi qualcos'altro. Sarei andato volentieri da Burak a cena, ma è tipo lontanissimo da qua, quindi non si riesce ad andare. Però, insomma, Nusret non si mangia manco male. A me piace la carne di Nusret. Comunque vi dico una cosa, Nusret oggi, mentre noi siamo qua, a caso, tutta una coincidenza, ha annunciato ufficialmente che aprirà a Roma. Io non vorrei andare anche a Roma perché costerà un botto. Però, se arriviamo a 50.000 like e 2.000 commenti con vacce, Bacce, V-A-C-C-E, Bacce, andrò a provare Nusret a Roma, 50.000 like e 2.000 commenti, anche se ho visto i commenti sotto il post di Nusret che apre a Roma, ce ne fosse uno che gli ha detto qualcosa di bello, siamo cattivi siete stati. Sono io. Ciao, sei andato a mangiare il Nusret? Sì, siamo andati? È buono? Quanto hai ripagato? 140 in 3? Io ho speso 1.000 da solo. Lo so. Hai sentito i signori italiani che erano dei signori? Che avevano visto il mio video a New York e Dubai e hanno detto proviamolo qui in Turchia. Non ho speso niente, però. Sì, 140 in 3, ma ha detto che hanno mangiato malissimo. Al massimo buttiamo 50 euro a testa e non 1.000, quindi il rischio c'è. Capito? Credo sia un... non è solo un Nusret qua. Infatti Nusret è dentro questo comprensorio di ristoranti. Ah, e che odore di carne, fra. Ah, possibile che l'odore in questo posto è carnivoro? Si vede che è un po' più cheap degli altri. Sì, più... non è lussuoso, dai. Siamo un ristorante normale qua. Che bellissimo, è tipo il posto in cui vai a far ricco, ma in realtà non stai a far ricco qua, capito? Figo. Allora, ho scannerizzato il QR code. Vediamo quanto è la differenza di prezzo fra... Allora, questa qua è tipo 600 euro. Golden Stick 4500, vediamo. 128 euro. Costa un quinto del Nusret che ho provato a New York o a Dubai. Anzi, forse di quello di Dubai costa ancora un po' meno. Ovviamente non prenderemo la roba d'oro. Ci dividiamo una carne e un burger, no? Io mi sa che prendo la New York Stick, magari. Olè, San Pellegrino, e si vola. C'è già arrivato tutto, c'è chiaro. Oh, anche quante patatine avremo. La carne è grande quanto una casa, però. Oh, il bro ci taglia tutto. Vedi? Vedi. Questa cosa ci è costata 1 milione di euro. Però questo è il cipollone, raga. Porca vacca. Thank you. Lo volevo intero io. Dopodiché abbiamo l'hamburger bello succoso, ma sei bello piastrato. Queste qui invece sono le patatine col tartufo. Juicy. E queste quelle classiche. Allora, tanti anni fa era molto buona. Vediamo se adesso è altrettanto buona. Avevo rivolto che te pare. È un po' buona. Si asciuga un po' alla fine forse. Normale. Mi manco molto grassa. Però è tenera. Sai il fatto suo come carne? No, spacca. Mi piace un botto. Sto pensando alle carni che mangio di solito, dove le mangio. Non è che me le trovi tutte sempre buone. Questa è trovata buona. Qua la cipollona, ecco. Volevo dare, prendere 8 di cipolla. La cipolla è buonissima. Devastante, però. Il filo di cipolla... fa tosto, eh. È il mio momento. Doppio telefono. Hamburger è top? Buono? Ha paura. Sono curioso, fra. Questo ti stupisce. Questo ti prende e ti porta via, eh. Le cipolle caramellate sono buonissime. Danno un tocco di sapore all'interno che contrastano questa carne super juicy. La carne è succosissima. Mamma. E c'ha una macina bella grezza. Mi vuoi il pezzo di carne. Quando lo mastichi, senti la carne. È buono. Comunque pure il formaggio è buono. Confermo che l'hamburger è più buono in proporzione della carne, costando anche
tipo tre volte in meno. Un hamburger così buono è più raro da trovare in proporzione di quanto riesce a trovare quella carne. Hamburger è sparito, raga. Ti faccio questo discorso e mi dici se sei d'accordo. A Dubai ha senso, perché Dubai, il concept di lusso, il concept della vita a Dubai è quello. Quindi lui lì, secondo me, è il posto in cui è esploso di più e che l'ha reso famoso. Perché i VIP andavano da lui perché volevano fare i buffoni, no? Cioè New York, per quanto se ne voglia, pure lì sono molto estrosi, ci sta gente facoltosa, ma in proporzione però New York costa un po' di più, soprattutto mangiare la carne, anche se c'è molta più competizione. Qui ovviamente è nato qua, quindi non ci sta niente da dire se non... Ok, costa meno anche perché il posto d'origine, la vita media qui costa molto meno, quindi non poteva far pagare i prezzi di un normale New Set. Cioè qui la carne così magari la trovi solo qua, a Roma, che c'è una competizione sulla macelleria che è infinita. E già la carne costa tanto. Poi devi pagare la carne tanto perché è dei nuseret. Non c'era senso. A Roma floppa, quanto prende una capata il muro qua. La gente ci andrà per dire sono andato a Nusret, costa... c'ho i soldi. Tipo chi fa la Zuma? Danno uno standard dei soldi che tieni, praticamente. Ok, comunque non l'abbiamo ancora assaggiato e vado dal tartufo, eh. Non vale la pena. Non vale la pena. La cipolla non ha senso, è buonissima. Ti piace? Dopo dovremo vedere quanto avremo speso in totale. Che magari stiamo a fare i gaggi, costa meno, costa meno, costa meno. E spendiamo tipo 400 euro. Comunque non abbiamo avuto il modo di apprezzare la location. C'è la sua gigantografia. E poi qui c'è il ristorante, che comunque è a vista, la cucina a vista. Io apprezzo particolarmente, Negli altri non era così, era sempre dentro. Hamburger e carne cucinata a vista qui. E poi dietro c'è il suo souvenir shop. E ora dobbiamo ordinare il baklava col gelato, che ci fanno anche lì un mini spettacolino. Passo un sacco di casino, raga. La gelato turca è durissima, raga. Quasi non è gelato. Alla frate, posso dire una cosa? Te lo posso dire. Sì, ma solo io sono cringiatissimo. Già il baklava non è che è il miglior dolce del mondo. Poi il gelato turco, che te lo dica fa? Ma se perché il pezzo di gelato è quasi piacevole. Forse la cosa più buona abbiamo mangiato insieme alla cipolla. Cioè da solo il baklava non mi sta facendo impazzire. Il gelato da solo mi fa impazzire. Però se li unisci, ha senso. E chiediamo dove è questo gelato. La mia domanda per te. Quanto abbiamo speso? 100 euro. 97. Abbiamo preso un'acqua, un gelato, due contorni e due piatti. Non più di 97 euro. Dai, 100 in su. Facciamo un gioco? Chi ce l'ha più vicino non paga. Ho perso, sicuro. Oddio, forse no, lo sai. 3.425. 97,93. Guardate qua. No, lo sai cosa devo guardare? Devo guardare questo. Prego, signore. Che bastavano 50 centesimi in più ed era pareggio, eh. Ha imbrogliato sul cambio, sicuramente. Fermi tutti, devo interrompervi al volo perché casualmente girando per la città di Istanbul sotto la torre di Galata abbiamo trovato un altro newsletter, ma questo non è il newsletter di ieri. Questo qui crediamo sia un altro format di newsletter, ma che si chiama solamente Salt Bae. Il nome del locale si chiama Salt Bae. C'è più o meno la stessa roba di ieri con molte meno portate principali, quelle costose, ma ci sono molti più hamburger e costano meno. Potremmo prendere un hamburger qua giusto per provarne uno. Ce lo smezziamo, vai, agile, vai. Ah, quanto è fresco, c'è più carino di quello di ieri. Comunque sta molto più di fast food. Il nome non è Nusret ma Salt Bae, e sta Istanbul, Dubai, New York. Il primo che abbiamo preso è il Juicy Burger, che è molto simile a quello di ieri ma a quanto pare molto più succoso. Guarda che bello. Mentre lì abbiamo, fa vedere, uno stick burger, che dentro abbiamo una specie di cheese stick di controfiletto, sempre con le cipolle. E questa detta di Giana è super buono. Questo, dice Giana che a Mykonos era il suo preferito. Proviamolo. Guarda la quantità di formaggio del cheese stick. Sta pieno. È pieno pieno, però è troppo forse. Ma non mi sta dando fastidio perché la carne è veramente buona. Non c'è senso mangiare kebab in questa città.
Perché uno dovrebbe mangiarsi un kebab quando può mangiare questo a 14 euro, che costa tipo 3 euro, 4 euro in più di un kebab? Ho paura. Il pane è meraviglioso. È meraviglioso tutto, fra. Pensavo fosse troppo cheddar, insomma, merita un botto. Io pure avrei preferito meno cheddar, ma proprio in generale io non lo amo proprio assai, perché mi piace sentire la carne, però sto pane... lo stesso qua. Sto pane è meraviglioso. Non mezzo al sangue la carne, dopo. Ti ricordi quando tipo 6 giorni fa ero a dieta, a 2000 calorie, e tra ieri e oggi mi sono mangiato tipo 15.000 al giorno? Non abbiamo camminato, Abbiamo camminato. È veramente buono, vero? Patatine fritte, un po'... inutili. Ma il resto è devastante, soprattutto per il prezzo. Guarda qua. Madonna, fra. Guarda, è bel pane, fra. Bello scuro, bello lucido. Hamburger juicy. Comunque c'è questo manzo affumicato sopra, che ieri si sentiva molto meno, oggi lo percepisco leggermente di più ed è molto più succoso di ieri, effettivamente. È proprio buono. Questo lo considero un hamburger senza difetti. Secondo me, ragionandoci, a Mykonos noi pagammo 65 euro a testa. Secondo me non pagammo così tanto solo perché era Mykonos, ma anche perché usava una carne diversa. Guardarla, questa pure era succosa, ma quella a me mi scioccò proprio. Sia a livello di sapore, sia la quantità di succhi che cacciava. C'è nel video YouTube, ma si vede proprio. Io hamburger così buoni da tanto che li mangio, Mi ha colpito particolarmente anche per il prezzo. Lo aspettiamo a Roma, vediamo che tira fuori, anche se, come ho detto, se lo vogliamo provare a Roma, 50.000 like e 2.000 commenti con scritto vacce. Non sai quanto abbiamo speso? 20 euro a testa. Vabbè, 34 in due. Comunque torniamo a noi del passato, che stanno ancora alla cena di ieri sera. Secondo me, se uno viene in Turchia, che in una serata diversa, mentre sei qui a Istanbul a girare, dici... vado a Nusret, perché non minchia, 50 euro a testa, abbiamo mangiato comunque bene. E comunque, se non l'avete ancora fatto, se non l'avete mai visto, non lo conoscete, perché magari ve lo siete perso qui su questo canale, ne ho parlato veramente poco. Ho aperto un brand di abbigliamento sportivo che si chiama Okami Zone, dove potete trovare prodotti per qualsiasi tipologia di allenamento, dalle canottiere alle magliette più attillate, alle magliette un po' più larghe, alle oversize, alle pump cover, pantaloncini, pantaloni super elastici. Questi qua sono estivi, sono veramente inesistenti ed elastici. Cioè, è come avere veramente una seconda pelle addosso. Oggi facciano 40 gradi e io assolutamente non ho sentito caldo. Trovate il link di Okami Zone qua sotto in descrizione. Col codice FOIS10 avete un ulteriore 10% di sconto. Anche perché sono prodotti di alta qualità, orgogliosamente prodotti in Italia. Dalla A alla Z sono fatti in Italia, non tipo quelli che scrivono Designed in Italy. Andate a dare un'occhiata. E veramente, se poi ordinate e non vi piace il prodotto, non è quello che pensate, potete fare il reso o il cambio taglia in maniera gratuita entro 14 giorni. Quindi che aspettare, andate nel link sotto in descrizione e fatemi sapere poi su Instagram cosa avete ordinato. Se vi servono consigli sulle taglie, scrivetemi in direct. Sappiate che anche il buon Giana, ambassador Okami Zone. Noi ci vediamo nel prossimo video, un bacione, iscrivetevi. E prestissimo, se aprirà a breve, speriamo, al nostro kebabaro, che best. Ciao! Ciao!